Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su questo Dark Andros Lifestyle Flash, una cosa così veloce. Ma Andros, ma che cazzo fai? Infatti, cosa sto facendo? Siccome siamo in un'epoca dove alla gente piace guardare gente che guarda altre cose, allora anche io ho deciso di fare un video reazione, come si suol dire, video reaction, dove io guardo una cosa che guarderete anche voi, ma nel mentre guarderete me guardarla. Figa Inception. Tra mille stronzi in giro in città, tra mille stronzi ti risveglierai, tra mille stronzi ti distinguerai, e tra mille stronzi il Dark Andros Lifestyle. Guardiamo insieme il trailer di Avengers Infinity War, film di cui tutti stanno parlando. Come sapete, io non sono un appassionato Marvel, non è che so la lore di tutti i personaggi, lo sapete perché se ne parla sempre solo show facce di nerd. Non so più di quel che ci viene proposto nei film, per cui mi attengo semplicemente alle mie sensazioni per quanto riguarda il visivo, il sonoro e altre cose fighe. Quindi, guardiamocelo insieme, tipo adesso. E uno e due e tre. Ah, soprattutto, allora volevo guardare in inglese, ma tipo un'ora fa è uscito quello in italiano e quindi noi guardiamo quello in italiano perché siamo patriottici. Croccante. E 3, 2, 1 e via. Magari con gli Da occhiali. quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Ah, la musica giusta, finalmente. Cancellare mezzo universo. Ecco. Se prenderà le gemme dell'infinito, Le gemme lo farà dell'infinito. schioccando le dita. Proprio così. Ridimmi come si chiama. Thanos. Thanos. Eccolo. È arrivato. Vabbè, Spider si mette la maschera Con così. vantaggio. Vabbè. Lui verrà da noi. Sembrava un fungo qua Abbiamo sotto. quello che Eccolo. Thanos vuole, perciò lo useremo. Sono arrivati nel Wakanda. Lo Black Panther. Parliamo del tuo piano. Non è male, a parte che fa schifo. Al piano ci penserò io, e in questo modo diventerà ottimo. Wow. Sei incazzato? No. La fine. Stavo Vicina. pensando, per un attimo ho pensato che dicesse la figa, comunque. Metà dell'umanità continuerà ad esistere. Metà, perché solo metà? Incazzati. Perfettamente bilanciato. Come tutto dovrebbe essere. Quel no era orribile, però. Si ricorderanno di voi. Incazzatissimo. La Madonna. Come fa a tenerlo? È bella la musica. Sempre piaciuta la musica di. Io sono Peter, a proposito. Dottor Strange. Oh, usate nomi inventati. Allora, io sono Spider-Man. Beh, ci sta. Bello, bello, mi piace sempre come su Avengers, a parte che mi è sempre piaciuto un sacco il tema degli Avengers, nel senso, proprio la musica. Devo dire, in questo trailer lo usano anche in tonalità più forti, più secche, e questa è una cosa che mi piace molto, è più solenne. Secondo me io sono abbastanza per le cose solenni per quanto riguarda insomma, i trailer e tutto quanto. Mi piace particolarmente. Ovviamente io non so un cazzo della storia, nel senso che sì, ho guardato tutti i film, ovviamente, a parte mi manca soltanto Black Panther che devo recuperare. Ma non sapendo un cazzo della storia, diciamo che non so cosa aspettarmi. Cioè, sì, sicuramente creperà qualcuno, questo è poco, ma sicuro. Sono abbastanza curioso di vederlo. Non cioè, diciamo che fortunatamente da questo trailer non si capisce troppo della trama, perlomeno io, quindi sicuramente tra di voi c'è qualcuno che è 34 milioni di volte più esperto di me. Mi piace il fatto che ti crea hype, ma non ti dà già subito troppo del film. Si vedono i personaggi, si vede chi c'è, si vede che c'è quella sempre quel sottilissimo velo umoristico che c'è
in tutti questi film, talvolta anche meno sottile di quanto sarebbe necessario, cioè qualche volta sarebbe meglio un pochino meno. Devo dire, a me è piaciuto, cioè son veramente curioso di andare a vederlo, e molto probabilmente ci stiamo anche organizzando per andarlo a vedere insieme con tutto il gruppo di Facce di Nerd, se riusciamo. Sarebbe veramente figo, anche perché poi se ne parlerà ovviamente lì. E ne parleremo anche qua, anche se io non ho mai parlato di una cosa del genere, è una novità per me parlare di un film della Marvel, soprattutto perché io non sono un appassionato, quindi io, ripeto, ne parlo come semplice spettatore dei film della Marvel, ma non fruitore dei contenuti, chiamiamoli classici della Marvel, quindi fumetti e compagnia bella. Quindi molto bella la musica, visivamente perfettamente in linea con il resto, con lo stile Marvel, sicuramente ottimi gli effetti speciali. Qualche volta, fatemi andare a vedere un pochino, sì, beh, però devo dire è fatto bene. A me non dispiace neanche questo Thanos fatto così, a me piace. Non so perché sia stato tutto questo, forse perché c'era un colore un po' diverso rispetto ai fumetti, ma io non essendo un purista, non è una cosa che mi crea particolare disagio, insomma, questa cosa qua. Sono personaggi a cui sono più affezionato rispetto ad altri. Ad esempio, a me piace tantissimo Thor. Infatti, voi tutti sapete, chi mi segue sui social lo sa, la cocente delusione per Thor Ragnarok quando lo vidi al cinema. Insomma, per me era un film peccoreccio. È andato tutto fuori fuoco. Va bene, me lo sto facendo con la webcam. Mi piace molto, appunto, questo trailer. Non ci si perde troppo magari su un personaggio solo, ma si va un po' su tutti, sono carrellata così, anche se non ho visto Ant-Man in questo trailer, non l'ho proprio visto, però se l'ho visto magari boh, me lo sono perso, ma non credo di averlo visto. Ho visto soprattutto anche in questo trailer, ma anche in quello precedente, una presenza forte appunto di Black Panther in Wakanda e compagnia bella. Sarà forse perché è appena uscito, comunque da poco, Black Panther, sarà forse anche perché Black Panther, cazzo, ha incassato un casino. Potrebbe anche essere, non so, questa è una mia teoria così campata per i capelli, che abbiano inserito in questo trailer magari di più scene di Black Panther, anche per tentare di accaparrarsi più pubblico e dire, cazzo, avete gradito così tanto Black Panther, venite a vedere ovviamente anche questo, che a parte che non penso che abbiano bisogno per Avengers di dire alla gente venite al cinema, perché andranno a vederlo tutti, me compreso. Per cui, effetti speciali belli, mi piace, a me come compare il tino di Avengers mi è sempre piaciuto, l'ho sempre detto, lo trovo giusto, lo trovo coerente rispetto a quella la storia che vogliono raccontare, insomma. Diciamo, ecco, non sono un particolare fan dei Guardiani della Galassia, per cui, nonostante appunto io sia innamorato degli anni 80, le musiche e tutto quanto, però non mi fa gridare al miracolo. Vi confesso che il secondo Guardiani della Galassia l'ho troncato a metà, devo ancora finire, però, perché non lo so, forse ero scazzato quel giorno lì, per cui non saprei. Sono un grande estimatore però di Capitan America in questi film della Marvel, per cui spero insomma che gli diano un ruolo, cioè come al solito, se gli diano un ruolo un po' così. Ho visto questo Iron Man che si muove verso questa nave così nel cielo, che sembrava un po' un funghetto di Super Mario quando andava, però devo stare, non so nemmeno se lui, magari qualcuno di voi mi dice no, non è lui, è il robottino che ha costruito questo, non lo so. Zoe Saldana è sempre figa, anche se è verde. Thor lo preferivo con i capelli lunghi, ma ormai i capelli gliene avevano già tagliati per l'altro film. E basta, l'altro Winter Soldier me ne può fregare un cazzo, a me personalmente. E vabbè, questa cosa qui di Spider-Man che si muove in mezzo ai detriti, carino, magari non avrei chiuso il trailer, ecco, con Spider-Man che va in mezzo ai detriti, io personalmente. Poi chi adora Spider-Man sarà felicissimo, quindi. Ma penso che in questo film saranno tutti un pochino contenti. Quello che spero è che diano sufficiente risalto, diciamo, a tutti i personaggi in Avengers Infinity War. Non si focalizzino soltanto magari sui personaggi che hanno venduto di più nei film scorsi, oppure i personaggi di cui dovranno raccontare cose dopo. Questa è la mia speranza, poi bisogna vedere. Bene ragazzi, spero che questo video reaction, una novità per me, vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere mi piace sotto questo video perché aiuta veramente tanto, di commentare questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo film, siete appassionati, magari ho detto una puttanata, ditemelo sotto nei commenti, mi fa veramente molto piacere. Se vi è piaciuto, di condividere questo video con i vostri amici, con le vostre amiche, che sicuramente avranno qualcosa da dire al riguardo. Vi ricordo inoltre, mettere mi piace alla pagina Facebook Dark Andros, pagina ufficiale, per essere sempre aggiornati sulla croccantezza, di seguirmi anche su Instagram Dark Andros. Mi piace essere molto presente anche su Instagram, di seguirmi su Twitter Dark Andros e di seguirmi anche su Twitch Dark Andros Official, dove quando ci va facciamo dei gameplay dei nostri giochi preferiti. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo video, questo lifestyle flash, e ovviamente ci vediamo nei prossimi giorni con una nuova recensione, sempre qui sul canale più croccante di tutto YouTube.
Ciao.